Thank you very much. Grazie mille. I'd like to thank the organizers for inviting me here to speak. I'm going to give you, show some of the results from our, mainly our allogeneic trial that we've just, we completed a few years ago. We're just collating the data now. So what I'm going to go through is a quick overview of the corneal surgeons club in the UK and Ireland, is known as the Bowman Club. And we did a members survey to identify what our common quello che noi chiamiamo Bowman Club, e poi vi parlerò del sistema di cultura che utilizziamo, che è un po' diverso, e poi parlerò dei trial autologi e eterologi. Nel Regno Unito abbiamo le ustioni che rappresentano la causa principale di perdita di cellule staminali, ma vi sono anche malattie genetiche, soprattutto l'aniridia. So the culture method that, di cultura di cui vi parlerò sono questi, quello che utilizza per esempio il tessuto del limbo come espianto, poi la membrana amniotica, e poi utilizziamo anche siero autologo per la cultura, e ovviamente siamo in linea con tutta la normativa. Vedete nell'immagine un piccolo espianto di membrana amniotica, vedete un anello bianco di tessuto ed è l'epitelio che cresce, e qui vedete i trapianti autologi, ovviamente c'è la biopsia dall'occhio sano, vedete non ha sequele nelle nostre serie e va bene. Poi anche per quanto riguarda anche portare lenti a contatto successivamente, abbiamo qui il processo di trapianto, la cheratotomia, lo stroma, e poi quando crescono le cellule sulla membrana amniotica abbiamo due strati di epitelio al di sopra della membrana amniotica, e questo poi vedete viene ricoperto da un'altra membrana amniotica, quindi congiuntiva con congiuntiva. Noi la chiamiamo tecnica sandwich. Dopo due mesi circa abbiamo la membrana amniotica sovrapposta che scompare all'altra, si fonde. La cosa interessante, e la vedete qui della tecnica sandwich, è che la membrana amniotica sovrapposta che porta congiuntiva su congiuntiva ha anche una vascolarizzazione, quindi vediamo che la membrana amniotica qui protegge quella sottostante che è coperta dalle cellule epiteliali, e questo è molto importante, noi riteniamo perlomeno che sia importante. E questi sono i risultati dello studio di cultura autologa, 8 pazienti. Vedete qui abbiamo la valutazione del dolore, l'esame della vista, vedete che come ci si aspetta nella malattia unilaterale c'è un maggior miglioramento in questi pazienti nella valutazione soggettiva, perché hanno comunque l'altro occhio. E questo è un gruppo omogeneo di pazienti, tutte ustioni chimiche, e vedete qui invece un trial su culture però eterologhe, vedete, e qui abbiamo uno studio controllato randomizzato. Per la prima volta abbiamo così un braccio randomizzato. Quello di trattamento è composto dalle cellule sulla membrana amniotica con immunosoppressione nella forma di glucofenilato, il braccio controllo membrana amniotica, immunosoppressione, ma nessuna cellula di cultura. I criteri di inclusione sono tutte le malattie che portano a perdita di cellule staminali, malattie infiammatorie, malattie ereditarie, e poi anche le ustioni. E le nostre strutture sono in Scozia, e per le culture usiamo appunto questi servizi. Abbiamo reclutato 18 pazienti in 4 anni. È stato lento il processo perché questa patologia è rara e i pazienti
non volevano poi finire nel braccio di controllo. Ma comunque la cosa interessante è che dopo la randomizzazione, 4 su 5 pazienti con aniridia sono andati nel braccio al trattamento e 4 dei nostri pazienti con ustioni sono andati nel gruppo controllo. Questo è molto utile per capire i dati che abbiamo ottenuto. Questa è membrana amniotica con immunosoppressione. Vedete che il miglioramento che si ottiene in 18 mesi anche nel braccio controllo è ragguardevole, anche se è inferiore a livello statistico e meno significativo che nel gruppo di trattamento. E se vediamo poi i valori sui 18 mesi, vediamo che le barre in rosso mostrano il gruppo controllo che migliora, ma questo ci riporta poi al valore iniziale, vedete, se si va avanti nel tempo. Se vediamo quelle in blu, sono invece sempre all'insegna del miglioramento dopo 18 mesi. Quindi anche nel gruppo controllo inizialmente c'è un miglioramento, anche se questo magari non è permanente o significativo. Nei 18 mesi abbiamo fatto anche un'analisi delle citochine seriche, vedete interleuchina 8 in particolare è elevata in tutti i pazienti con aniridia, mentre in altri pazienti non era alta a livello statistico. In quelli con aniridia, prima del trattamento, durante e dopo il trattamento, è sempre elevata. Perché è importante? Perché l'interleuchina 8, una chemotina molto importante che è prodotta da una varietà di cellule, anche quelle epiteliali, e che attrae neutrofili, che porta alla produzione di enzimi proteolitici, di metalloproteinasi, quindi ha degli effetti anche angiogenici interessanti, cosa che ci si aspetta quando c'è poi una perdita di cellule staminali. Quindi noi sappiamo che questo si può trattare nel 75% dei pazienti, il tasso di fallimento è del 25%, abbiamo fatto dei trial per le colture autologhe e eterologhe, abbiamo dei miglioramenti per i trattamenti eterologi con Paolo Ramo, avremo questo trial paneuropeo con la Chiesi, potrebbe portare a dei risultati interessanti. Il problema è che non sappiamo come i sistemi sanitari potranno finanziare queste terapie, e questo è un problema per il futuro. E qui in questa diapositiva